Basta una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato entro 3 giorni di vita per individuare 40 malattie metaboliche ereditarie ed intervenire tempestivamente con cure mirate. Grazie alla legge 167 approvata dal Parlamento in agosto, da oggi lo screening neonatale obbligatorio effettuato alla nascita si allarga e sarà inserito nel sistema di base di assistenza in tutte le regioni. Ci permette di individuare oltre 40 malattie metaboliche, alcune delle quali rientrano nelle malattie cosiddette rare, ossia che hanno un'incidenza di 1 ogni 2.000 nascite o 3.000 nascite, prima che queste si manifestino clinicamente e prima che abbiano già dato dei gravi danni neurologici o epatici, gravi danni cardiaci, muscolari, irreversibili. Ma sicuramente il danno neurologico è quello forse più presente. Lo screening neonatale ha un costo stimato dalla legge in 25 milioni di euro annui, ma la legge prevede anche che la copertura economica sia garantita in parte dai livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, e per la parte restante utilizzando i fondi stanziati nel 2013 per i programmi sperimentali di screening, denaro mai utilizzato. Non un costo dunque, ma un investimento sulla salute dei cittadini, razionalizzando le risorse del sistema sanitario. Se paragoniamo il costo che abbiamo quando queste malattie non vengono individuate e quindi subiscono un trattamento tardivo con gravi danni, fra l'altro per la famiglia, per il bambino, per la società, il costo è molto inferiore. Lo screening allargato consentirà concretamente di salvare la vita a bambini che fino ad oggi rischiavano gravi danni o lunghe cure farmacologiche, spesso purtroppo tardive. Non è una diagnosi, è solamente un campanello d'allarme, dopodiché se questo campanello suona si segue tutto l'iter diagnostico vero e proprio che a volte presuppone un test genetico. Il punto è che se questo campanello suona i medici sono in tempo, in genere anche solamente con una dieta o degli integratori, a prevenire i peggiori effetti di queste malattie, perché sono in genere degli scompensi metabolici. Quindi si tampona la situazione, si evita il peggio, dopodiché, confermata la diagnosi, si potrà stabilire un piano terapeutico. Una conquista raggiunta dopo un iter parlamentare durato 3 anni. Siamo molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti sicuramente, siamo molto in ritardo rispetto ad alcuni paesi asiatici dove comunque l'andare a ricercare patologie è sempre stato fatto in maniera molto più facile che non in Italia, spesso per motivi anche etici, e siamo più o meno in linea con quello che fanno negli altri paesi. Con l'approvazione del decreto legge saremo sicuramente tra i migliori d'Europa a livello di tutele per i bambini.